Grazie Presidente. L'ordine del giorno che andiamo oggi ad illustrare come primo ordine del giorno presentato dal Movimento 5 Stelle è in armonia con quello che abbiamo inserito nel nostro programma elettorale, ma soprattutto quello che dovrebbe essere l'ordinaria attività diciamo, dell'amministrazione e di chi viene eletto appunto dai cittadini in virtù del fatto che debba essere monitorato, vigilato e soprattutto rendicontata la nostra attività. Ora, io non voglio fare polemica perché questo è un regolamento che va a rinforzare la trasparenza all'interno dell'amministrazione capitolina. Ho letto, l'abbiamo tentato di spiegare nella discussione generale addirittura con delle schede, mettendo col testo a fronte l'accesso dei consiglieri e questo insomma rispetto a prima, abbiamo visto che viene addirittura rinforzato, eppure l'opposizione continua a contestare. Ma al netto di questo, io credo che sia fondamentale che la cittadinanza possa conoscere ed avere i dati in formato aperto di una serie di attività che i consiglieri portano avanti. Ripeto, non voglio fare polemica, ad oggi in formato aperto questi dati non ci sono, ma non ci sono mai stati nelle precedenti consigliature. Questa amministrazione ha rilasciato il famoso portale Open Data con il quale confluiscono e confluiranno altre categorie di dati. E diciamo quali sono questi dati per i quali noi chiediamo all'assessorato Marzano poi ovviamente di farsi carico di poter fare in modo che più dati possibili nel corso dei prossimi anni possano essere pubblicati. Le presenze e l'assenza dei consiglieri in Assemblea Capitolina sono dati che già sono detenuti dall'amministrazione e che quindi potrebbero essere pubblicati in formato aperto, perché se magari vediamo che in un consiglio comunale o anche nei consigli municipali c'è un consigliere che magari per carità, legittima volontà, però si assenta in modo continuativo, magari proprio su dei provvedimenti importanti, io credo che la cittadinanza lo debba assolutamente sapere, o magari assentarsi, insomma, e quindi svolgere solo parzialmente. Poi ripeto, è un suo diritto, però è giusto che la cittadinanza possa monitorare e vigilare quello che è l'attività dei consiglieri che vengono eletti. Un altro tema è i voti espressi dai consiglieri. Noi abbiamo messo sul più ampio numero degli atti votati e questo già è un dato che noi abbiamo, perché quando andiamo su deliberazioni ed atti, all'esito, nella parte conclusiva della delibera in PDF, noi già abbiamo il dato di chi ha votato a favore e di chi ha votato contrario. Ecco, questo è un dato che è nel PDF, ma magari il singolo cittadino potrebbe avere interesse in formato aperto ad avere il dato su tutte magari le votazioni. Quindi semplicemente si tratta di un dato già detenuto dall'amministrazione, così almeno i cittadini sanno qual è la posizione politica effettiva di un determinato consigliere o di una forza politica su un provvedimento, cosa hanno votato, cosa non hanno votato, perché questi dati rendono trasparente l'attività e in questo modo se un consigliere o un gruppo politico vota un determinato provvedimento in un modo piuttosto che un altro e viene comunicato e viene diciamo data l'opportunità di avere questo dato in formato aperto, magari a quel punto la cittadinanza è in grado anche di valutare se effettivamente poi un consigliere o un gruppo abbia o meno fatto magari un comunicato, no? Che in realtà magari va nella direzione opposta di quella che ha votato, e in questo modo c'è più trasparenza anche sulla serietà e la correttezza del nostro lavoro. Il numero e la tipologia degli atti presentati, ecco, questo ad esempio è un ulteriore documento che immagino che comunque non possa non essere detenuto, ovviamente dovrà anch'esso, immagino, essere lavorato. L'esito della votazione degli atti presentati, quindi se un atto sia stato approvato, se sia stato respinto, se sia stato rigettato. Noi ovviamente abbiamo fatto un ordine del giorno perché, lo voglio dire in modo chiaro, questa roba prima dentro l'amministrazione capitolina non c'era. Non ricordo che sia mai stata messa in piedi. Qualcuno mi dirà ma sono poche cose, ma prima non c'era nulla, quindi di fatto solo con questa amministrazione e con questa giunta stiamo andando in questa direzione. Quindi a chi critica che effettivamente questo regolamento sembra essere limitativo, io in realtà dico perché non l'avete fatto prima voi, visto che è dal 2003 che questo regolamento è in piedi.
E poi ogni altra informazione, documento dato già da detenuto dall'amministrazione su questa attività, sull'attività consigliare. Quindi io, Presidente, credo che questo sia opportuno, sia un atto e un indirizzo che restituisce anche dignità al lavoro che noi tutti i giorni, maggioranza e opposizione, portiamo avanti all'interno delle assemblee. Io sono certo che da questo punto di vista i consiglieri, anche dell'opposizione, immagino che lo voteranno a favore, perché non credo che si possa essere contrari alla trasparenza del proprio lavoro. Noi non abbiamo niente da nascondere, nessuno immagino abbia niente da nascondere, almeno lo spero per loro, quindi io mi aspetto e spero che ci sia un voto favorevole da parte anche dell'opposizione. Grazie.